la Madre di Dio è nostra. Noi, Carabinieri d'Italia, te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene, fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Thank you.
Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica, buona festa degli italiani. Grazie di essere qui, vediamo se, che se no ce la faccio anche senza microfono, ve lo giuro. Un ringraziamento naturalmente a tutti voi che siete qui oggi, ma veramente a tutti, in particolare alle forze dell'ordine presenti, vi ringrazio, a tutti i componenti dell'amministrazione, sindaci, assessori,
alle associazioni combattentistiche, che ringrazio, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile del Comune di Terracina, che ringrazio davvero. Ovviamente grazie al Corpo Bandistico di Terracina e al magnifico gruppo delle maggiorette del Corpo Bandistico di Terracina. Grazie a tutti i cittadini che sono qui oggi. Sono qui oggi per un momento, un piccolo momento di condivisione. Un momento in cui noi ci ritroviamo per condividere il nostro passato, il nostro attuale presente ed anche il nostro futuro. Quindi in qualche maniera ci diciamo che il nostro patto è un patto che ha radici profonde e antiche, che ci riguarda a tutti noi oggi, ma è soprattutto qualcosa che riguarda anche chi ancora non è neppure nato in questa città, ma per il fatto che nascerà in questa città, per il fatto che nascerà in questa nazione, condivide con noi la stessa grande, meravigliosa avventura di popolo. Veramente per me oggi è un giorno speciale, doppiamente speciale, perché probabilmente sarà l'ultima volta che intervengo come sindaco a una celebrazione del 2 giugno. Ovviamente continuerò a partecipare come cittadino ed anche come rappresentante istituzionale italiano all'interno di un altro ambito chiaramente bello, ma obiettivamente diverso. Grazie. È chiaro che c'è un po' di malinconia, c'è anche tanta fierezza, perché davvero credo che sia bello oggi festeggiare insieme questo momento, che è un momento innanzitutto di unità, un momento di unità indipendentemente dai colori politici, indipendentemente dalle appartenenze ai vari corpi, indipendentemente da tutto. Oggi siamo, prima di qualunque altra cosa, italiani, e lo siamo tutti insieme, e lo siamo per sempre. E quindi oggi per me è doveroso ricordare innanzitutto i caduti per l'Italia, perché attraverso il ricordo dei caduti per l'Italia, che è ben rappresentato dal monumento di Cambellotti eretto nel 1920 alle mie spalle, beh, attraverso il ricordo dei caduti noi spieghiamo anche il significato del perché siamo qui oggi. Spieghiamo anche il significato del perché a qualche chilometro da qui, a Roma, nella capitale d'Italia, sfilano oggi nella consueta parata tutte le forze militari italiane. E guardate, questo è un passaggio che probabilmente ho già fatto, adesso non ricordo sinceramente, ci sono talmente tanti i 2 giugno che ho celebrato che non sono sicuro di aver già detto questa cosa, però ci tengo a dirla oggi, forse proprio perché è l'ultima occasione che ho per dirla. Ci sono momenti in cui anche la guerra è necessaria. Ci sono momenti in cui le forze dell'ordine sono necessarie. Tutti noi vorremmo che non fosse così, ma è così. E questo significa molto. Significa che avere rispetto delle forze armate in generale, delle forze dell'ordine, di tutti coloro che servono la patria, servendo i cittadini della patria, difendendo particolarmente i più deboli, difendendo dalla violenza, dalla prepotenza, tutti coloro che necessitano dell'aiuto dell'Italia. Beh, a loro va il mio ringraziamento,
e l'omaggio di tutti quanti voi. Guardate, c'è un vecchio libro che lessi tanto tempo fa e che probabilmente è il motivo per cui sono qui oggi. Forse se non l'avessi letto avrei fatto altre scelte. In quel libro c'è una frase bellissima che dice: io non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, io non amo la freccia scagliata per la sua rapidità, io non amo il guerriero per la gloria conquistata in battaglia, io amo ciò che difendo. Questo è il senso più profondo del motivo per cui noi abbiamo il dovere di ricordare ogni volta che possiamo coloro che sono caduti difendendo ciò che amavano, e nello stesso tempo omaggiare coloro che oggi, mentre noi siamo qui, difendono ciò che amano e che amiamo tutti. Quindi io non la faccio lunga, perché chiaramente non è il momento, perché so già che Don Luigi poi dopo mi verrebbe a tirare le orecchie, i capelli fortunatamente non può farlo. E quindi voglio salutarvi ringraziandovi, ognuno di voi, perché siete qui oggi, perché ci sarete qui ogni giorno, perché nel vostro piccolo, medio e grande, ognuno di voi, indipendentemente dal ruolo, indipendentemente da ciò che fa nella vita, ha il dovere di difendere ciò che ama. E siccome amiamo alla stessa maniera questa nostra piccola patria che si chiama Terracina e questa nostra grande patria che si chiama l'Italia, difendiamole entrambe come meritano. Grazie a tutti e buona festa, e se ridete e ridete, perché i momenti tristi sono altri e li abbiamo purtroppo anche appuntati sul petto, quindi oggi è il momento della festa e divertiamoci. Evviva, evviva noi!